Cantina Verde 2018, azienda Mustilli. Abbiamo un prosciutto nazionale, maiale pesante, quindi parliamo di maiale pesante, vuol dire che stiamo oltre 200 kg, carne chiara, possiamo vedere, ma portare un maiale a essere pesante non è questione di ingrassarlo e basta, ma nutrirlo bene. Nutrirlo bene vuol dire alimentarlo bene, curarlo, non creargli stress nella carne, perché quando un prodotto, un animale, come possa essere anche una persona fisica, fa un viaggio estenuante, potrebbe arrivare la carne stressata. Quindi qui parliamo di maiale chilometri zero, quindi nato, cresciuto, macellato in Italia. Azienda storica, noti per la sua... loro fanno salsiccia secca, molto bravi a fare salsiccia secca. Questa sera, in occasione dell'azienda Mustilli, che presentiamo i loro vini, in cantina aperta, abbiamo portato questo bel prosciutto coscia nazionale, che si gratifica con il grasso. Grasso morbido, bianco, piacevole al palato. Lo accompagniamo con? Io l'accompagnerei, giustamente, essendo un rossista, con un aglianico leggero, fresco in purezza, leggermente raffreddato. Poi ognuno può decidere o fare il suo abbinamento. Francesco, Maurizio? Direi di sì. Francesco di Nice, fantastico, ottimo. E il pane? Il pane è un pane ai 5 cereali, un pane integrale, un pane logicamente con farina di frumento o un grano antico addirittura, che potrebbe essere interessante perché dà identificazione al prodotto e fa piacevolezza quando lo mordi. Quasi un pasto completo. Facciamo un pasto completo e qui parliamo del Made in Italy, che è il nostro fiore all'occhiello, la nostra presentazione, la nostra kermesse per quanto riguarda il nostro petrolio nei confronti dei paesi di cui ci guardano e ci ammirano. E diciamo che potremmo sfruttare meglio il nostro prodotto, perché questa è la nostra eccellenza. Questi dove vengono allevati? Questi vengono allevati in campagna qui nella zona del Sannio, non è di Cinta, quindi è un maiale classico, non è una selezione, però come possiamo vedere già dalla base abbiamo un buon prodotto. Poi se scendiamo nel particolare possiamo andare in eccellenza. Lo fa con passione? Io lo faccio con passione, è la prima cosa, perché altrimenti non ci sarebbe il piacere di farlo. E la bellezza di essere italiano. Che sei più provocatore. A differenza. E alle signore che fanno adesso, vanno incontro all'estate, cosa diciamo dei prosciutti? È un prodotto fresco, potrebbe essere un pranzo principale, come prima abbiamo annunciato, accompagnato con un buon vino rosso che fa buon sangue, dà allegria e comunicazione, cosa determinante, con una semplice verdura insalata e due pomodori nazionali, sarebbe l'ideale. Se vogliamo andare oltre, come si chiamava l'animale? Grazie. Grazie. Come si chiamava l'animale? L'animale? Oh, no. Non scendiamo nei particolari. Aveva un nome. Però gli facciamo tanti dei complimenti. Mettiamo un po' di pane qua.